quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Antoine, tu hai qualcosa da dirci? Come avevo detto 2 mesi fa, all'inizio ero venuto per educazione, perché ero stato invitato e sono una persona educata. Ma se sono rimasto è perché mi sono emozionato. È la parola giusta, emozionato. Emozionato per aver preso coscienza delle mie debolezze. Di scoprire che le idee che rifiutavo erano simili alle mie perché parlavano d'amore. Mi sono emozionato nel sentirmi amato da Dio. Ma non il Dio imponente della mia infanzia. Un Dio umano. Un padre. Un amico. Il confidente che mi è sempre mancato. Emozionato da questo cammino con voi. Voi che credevo di onorare della mia presenza. Voi che ho trattato con superiorità e che mi avete aiutato. Perdonatemi. Io che sono abituato alle arringhe difensive non ho preparato questo discorso. E poi senza la toga mi sento nudo, completamente nudo. Il brano appena ascoltato è preso dal film L'amore inatteso, un film francese quasi totalmente sconosciuto al pubblico italiano, eppure un film davvero interessante. Ebbene, Antoine, avvocato ateo, fa la scoperta di Gesù attraverso un percorso di catechesi. E qui fa la sua bella professione di fede, meravigliando tutti i presenti. Così nel Vangelo, Gesù fa fare il medesimo percorso ai suoi discepoli con tanto di esame finale e Pietro oggi stupisce tutti, Gesù compreso. Qui conquista inconsapevolmente il titolo di primo papa. Quando allora diventiamo credenti credibili? Quando prendiamo consapevolezza di chi è Gesù per noi. E questo accade sovente con una professione di fede. Dio non è più il Dio del cielo, ma è il Dio della mia vita. Non è più soltanto un conoscere Gesù, ma un riconoscerlo. Perché il rischio più terribile è quello di conoscerlo, ma non di riconoscerlo. Ricordate la pagina di Vangelo dove arrivate alle porte del regno alcuni dicono: «Noi ti conosciamo, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ed egli risponde loro: «Non vi conosco, non so di dove siete». Gesù non li conosce perché di fatto non ha mai avuto a che fare con loro. Diciamo che è stata una relazione di amore platonico, come le ragazzine con le star del cinema. Certo, loro hanno piene le pareti dei loro bei volti, ma questi attori se ne stanno a migliaia di chilometri nei loro palazzi stellari, del tutto ignari delle loro fans. Non ci capiti anche noi di amare così il Dio di Gesù Cristo.